Concedimi per favore di interrompermi. Sì. Tullio Trapasso, Tele 6, la televisione. Beatrice, Luca. Io gli farei una domanda un po' alternativa, perché io penso sempre a delle cose un po' particolari. Ecco, vedendo tante sue colleghe e colleghi sportivi che prendono una deriva, diciamo, vippistica, commerciale, sembrano poi, almeno agli occhi di molti, i risultati sportivi vengano meno. Tu cosa ne pensi, appunto, di queste carriere che poi puntano alla sponsorizzazione, il Grande Fratello, trasmissioni del genere? Beh, diciamo che c'è chi ci fa il business e chi ci campa di questo. E a me, ad esempio, quando molti di voi magari mi hanno visto in studio con il 6 Nazioni, con l'IMAX, e quando mi è stato proposto io ero molto scettica, non mi andava molto di andare in TV. Comunque, sai, sei un arbitro, vieni esposto, devi dare un'opinione, ma non devi andare troppo contro. Anche lì è una situazione dove forse è più difficile dell'arbitraggio in campo, perché almeno lì sei tu che gestisci il tutto, invece là sei esposto su tutti i fronti. Ma la prima cosa che io ho chiesto a loro, anche perché sei dovuto andare tramite un colloquio e tutto quanto, come tutte le trasmissioni e cose in TV, in radio, qualunque cosa sia, ho detto: beh, che idea avete di questa persona? Perché comunque sarebbe dovuto essere l'unico volto femminile in studio. E un po' vedendo la televisione ci sono molte belle ragazze anche, no? Che vanno in queste trasmissioni, soprattutto di calcio o programmi che si vedono di sport da domenica. Ma ti sembra che sia un po' deviante rispetto al messaggio? Sì, e quella è la cosa che mi dava fastidio, che per me era importante per poter entrare in quel mondo. Io non volevo essere la classica finta esperta nel rugby o nel calcio che va a parlare e fa l'opinionista, si veste con la minigonna o col tacco che si espone, venendo già da un mondo molto maschile. Per me lei è della mia immagine, io entrare con la minigonna o il tacco, oggi c'è il tacco ma non vado in giro molto esposta, ma un po' perché non fa parte di me, un po' perché comunque non mi va, non mi fa bene. E quindi per me quella era la cosa importante, cioè l'espormi in maniera che fosse passare il termine, la gallina di turno in studio. E quindi, diciamo, loro hanno detto no, assolutamente no. Infatti, se mi vedete anche in studio, non è che sono vestita in maniera molto, a volte anche bizzarra, mi vestono, però dovevo rappresentare comunque qualcuno che desse un'opinione, non che si esponesse per visibilità. E quindi, diciamo, sono entrata anch'io in quel mondo, ma l'ho fatto, penso di poter dire, di averlo fatto un po' in punta di piedi. E sicuramente l'esposizione mediatica viene, segui, soprattutto quando è a un certo livello, ma l'importante è sempre stare con i piedi per terra. Io penso che chi mi conosce personalmente, magari più vicino a me, sa che io, a prescindere da tutte le tappe che ho bruciato, le esperienze che ho avuto anche in esposizione mediatica, sono sempre comunque rimasta me stessa, nel bene e nel male, perché molte volte è anche controproducente. Però diciamo, questa sono io in campo, sono io anche fuori campo.
rimanere il suo. Perché? Volevo capire, anche da voi che siete due esperti della comunicazione, di primo acchito che cosa pensate di un gesto del genere, l'ultimo che abbiamo visto. Io non voglio neanche citare questo signore perché non merita che venga citato, no? Non merita di essere citato. Guarda, Raffaele, io ti posso dire, se ne vedo ogni giorno di ogni nello sport e anche di ecco, io poi vorrei che tu raccontassi anche. Cioè, sicuramente lasciamo stare il gesto antisportivo che vede comunque la personalità dell'arbitro, la sua autorevolezza, perché comunque l'aggressione a un arbitro in campo è una cosa. Cioè, ma mi meraviglio che nel mondo, per esempio, del rugby nessuno abbia detto, visto che mi sembra che sia un uomo quello che l'ha fatto, appunto un gesto sessista, si usa per ogni cosa, mi è sembrato strano che nessuno abbia citato questa cosa. Forse perché nello sport è tutto più alto. Dopo la prima condanna a 3 anni è stato radiato. No, chiaramente quello che ha fatto. Mi limito a dire non ha senso. Luca, cosa vuoi aggiungere? Sì, no, io aggiungo soltanto una cosa. Secondo me l'episodio che abbiamo visto non dobbiamo prenderlo in relazione a Maria Beatrice, ma in relazione allo sport. Quindi non è tanto un uomo che atterra un arbitro donna, ma è un atleta che atterra un arbitro che sta dirigendo la partita. È molto differente la cosa, secondo me, al di là del personaggio in questione, che è proprio un gesto che può essere sessista, può essere quello che volete, ma è sicuramente antisportivo. Tu invece cosa insegui tutti i giorni? Oddio, io inseguo... Inseguo la legalità, la sicurezza che molto spesso vedo mancare sul nostro territorio. City Record, andiamo a scoprire tutti i luoghi più criminali, abbandonati, dove succedono delle cose incredibili nelle varie zone, municipi ora di Milano. Ecco, sei stato estremamente stringato. Allora, io volevo invitare adesso i dirigenti di tutte le squadre di rugby. E adesso... le ragazze, ma Gabriele non c'è, Gabriele, dove sei finita? Ti vogliamo premiare, Gabriele Paganini, vieni tu per favore. Io se non ti vedo non ti chiamo. È timido. Marcello è già andato via ancora qua, Marcello Cuttita. Ci sei? Certo. Devo portare a casa Marcello. Ci sei, perché sai, qualcuno vuole essere premiato da una grande icona del rugby, grande in tutti i sensi, è sempre in alto, mi fai perdere tempo, dai che la pellicola finisce. Una volta era un'ala veloce. Allora, Beatrice, il CUS Milano, Under 16, chi è che siete gli Under 16? Tutti Under 16. L'Under 18? Noi. Eccoci qua. Marcello, non le spalle, dai. Un Spilano Under 16, Under 18. Io non mi vedo se mi mettete là, io non sapevo che eravate arrivati, non lo sapevo. Quindi, tant'è vero, ho appena detto, ma guarda, non sono arrivato e ho lì le targhe. Beatrice, prendi a questo signore che sta facendo tantissimo, facciamoci raccontare cosa sta facendo Gabriele. Beh, sono responsabile del settore femminile del CUS Milano, un progetto che è nato 6 anni fa. L'anno scorso abbiamo debuttato in Serie A, quest'anno ci siamo, una squadra ancora più forte, ma soprattutto siamo il settore femminile più grosso che c'è in Italia, nel senso che abbiamo categorie che partono dall'Under 10, l'Under 12, 14, 16, 18. Quindi un grande lavoro, tanto sforzo, tanti sacrifici e tanto lavoro nelle scuole. I meriti da parte del mondo.